Siamo qui ovviamente per rivendicare un sacrosanto diritto che è costituzionalmente garantito, che è il diritto alla salute dei nostri cittadini. E oggi abbiamo avuto tantissime adesioni, tantissimi cittadini che sono venuti anche appositamente ad apporre la loro firma per sostenere questa battaglia, che è una battaglia di civiltà e per appunto in difesa ed a tutela del nostro ospedale, dell'ospedale Lidocri, un presidio molto importante per il nostro territorio, un presidio di vitale importanza, e quindi l'auspicio è che tanti cittadini vengano a sostenere insieme a noi questa battaglia. Noi saremo qui fino a lunedì, perché poi il martedì ci sarà l'assemblea dei sindaci, laddove si tireranno le fila di questo presidio e ovviamente si stabiliranno le azioni successive che l'assemblea dei sindaci farà. Quello che posso dire è che è veramente importante che sul nostro territorio ci sia un ospedale efficiente, un ospedale che dia ai propri cittadini i servizi necessari per questo territorio, e quindi le associazioni, i cittadini, le scuole, quindi i ragazzi, insieme a noi in difesa dell'ospedale di Locri. Continueremo questo sitting per testimoniare questa nostra partecipazione, questo nostro impegno dei sindaci della Locride a cercare di risolvere una serie di questioni dell'ospedale di Locri. Noi qui siamo presenti e stiamo raccogliendo firme. Il popolo della Locride ha delegato in qualche modo i sindaci a fare questa battaglia. Quindi siamo qui presenti e cercheremo nei prossimi giorni di fare una verifica di queste iniziative. Le risposte da parte dei politici? Ma ancora non ci sono risposte concrete. Non ci sono. Siamo qui per quest'altra giornata di sit-in del Sanity Day contro la chiusura o comunque il depotenziamento ormai in atto dell'ospedale di Locri. E abbiamo detto già tutto sul diritto costituzionalmente garantito, e sulla necessità per il nostro territorio di avere un presidio ospedaliero così importante, e è giusto che alla protesta e al percorso politico istituzionale avviato dai sindaci si accompagni la protesta e la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Io voglio rivolgere a tutti i cittadini del comprensorio un invito e soprattutto a presenziare, a venire a firmare per i loro diritti. Non deleghiamo, è importante in questo momento partecipare in maniera attiva, perché chi ci guarda, la politica sovranazionale, ma anche le altre istituzioni, e compreso anche la direzione sanitaria dell'ospedale e dell'ASP di Reggio Calabria, debbono prendere coscienza che c'è davvero un popolo, un'intera comunità dei 42 comuni che non vuole e lotterà fino alla fine contro la chiusura e il depotenziamento di questo ospedale. Siamo ancora qua oggi, ennesimo giorno del nostro sit-in permanente per difendere il nostro presidio sanitario. C'è una bella partecipazione di cittadini che stanno venendo a firmare la nostra piattaforma rivendicativa. È chiaro che nella prossima settimana, perché non vogliamo che questo momento di mobilitazione si esaurisca qua, porteremo l'avvertenza Locri, l'avvertenza ospedale in tutte le scuole, in tutti gli ambienti sociali del territorio. Organizzeremo in tutti i comuni dei consigli comunali aperti ai cittadini, proprio per dare un significato e un senso più collettivo alla nostra mobilitazione. Abbiamo concepito proprio per questo motivo un presidio permanente, perché alla protesta legittimata, diciamo, dalla storia che ci siamo lasciati alle spalle negli ultimi anni, storia di offese e di umiliazioni da parte delle istituzioni dello Stato in tutte le sue articolazioni centrali e territoriali, e deve essere accompagnata però da una maggiore coscienza di popolo. I sindaci sono impegnati in prima linea per questo motivo, perché questo territorio ha bisogno di cambiare e merita
un'evoluzione diversa rispetto ad un destino di rassegnazione tragicamente segnato da chi ha declassato questa terra per favorire altre logiche e altri territori. Siamo dell'AVO, Associazione Volontari Ospedaliere. In questo momento sostituisco la Presidente, parlo come Vicepresidente, in quanto momentaneamente è occupata. Siamo al decimo anno di festa dell'AVO. È una ricorrenza che ogni anno si fa divulgando questa associazione, che è un'associazione di volontariato ospedaliero che dà supporto agli ammalati psicologico e se hanno bisogno di qualche altra cosa. Oggi a questo proposito abbiamo fatto l'inaugurazione di una piccola biblioteca all'interno dell'oncologia. Così i pazienti e forse chi aspetta il paziente può anche leggere cosa, sicuramente è di aiuto, speriamo di poter fare tante altre cose. Poi siamo pure presente qua come praticamente per sostenere che l'ospedale di Locri non si deve né chiudere né abbandonare, perché per adesso è abbandonato e non è giusto questo, perché serve, e noi che siamo tutti i giorni qua vediamo quanti problemi al pronto soccorso, nelle corsie, e sempre diminuiscono letti. Io sono per la non chiusura e faccio pubblicità per la non chiusura. Abbiamo bisogno, non dovete dimenticarvi di noi, dando a tutti la possibilità. Locri, che c'era un ospedale grande, un ospedale funzionante, adesso abbiamo la paura che non possiamo curarci in quanto ci mandano a Reggio, a Catanzaro e così via. Siamo qua per questo sostegno e per questa festa. Potenziarlo. Grazie. Potenziare e riqualificarlo. Grazie.